Ok, forse ci siamo. Là fuori è pieno di video sul dropshipping, un sacco di informazioni mischiate tra loro che invece di darti uno spunto per farti partire fanno l'esatto opposto. Cioè ti senti in quel loop dove hai talmente tante informazioni discordanti tra loro che invece di creare il tuo store dici ok, c'è troppo lavoro da fare, rimando e non parto più. Per tua fortuna invece in questo video ho deciso di crearti un vero corso completo aggiornato ad oggi con dei nuovi tool, una nuova strategia per far sì che anche se hai poco budget, anche se hai poco tempo e anche se hai zero competenze, puoi passare da essere un principiante assoluto del dropshipping fino a una fase intermedia e avanzata, se non altro per avviare il tuo primo vero store profittevole in questo momento. Prima di tutto, perché devi starmi ad ascoltare? Cioè ti ho appena detto che su YouTube ci sono un sacco di informazioni, quindi perché ascoltare questo video? Il senso è che io quello che ti sto spiegando lo faccio tuttora. Faccio dal 2017, all'inizio ho fallito anch'io per tanto tempo e quella è la realtà, non mi vergogno a dirlo, per poi fare questi che sono i risultati attuali, e la stessa cosa l'ho fatta per far ottenere dei risultati anche a tutti gli studenti, e faccio questo video anche proprio per far sì che in uno di questi screen ci sia anche il tuo. Per lo step numero 1 iniziamo dallo store. Facciamo una cosa abbastanza diversa dal solito, quindi lasciamo il prodotto al secondo step, perché alla fine una cosa che ci serve avere è una base già solida. Una volta che ce l'abbiamo andiamo a importare i prodotti. Per questo video ti faccio vedere un modo per generare uno store praticamente in automatico. Andiamo su buildyourstore.ai/Samuele-Ferrari, il link che vedi qui sotto, arrivi in questa pagina. Questo è un servizio che ho fatto in collaborazione con Shopify e AutoDS, per cui qui dentro clicchiamo Build My Free Store e adesso ti faccio vedere velocizzato un po' il processo. Molto semplicemente metti nome, email e password, quindi li vai a creare per un account di Build Your Store, e poi ci sono degli step che dobbiamo seguire. Ok, qui scegliamo una nicchia, giustamente se non sai ancora cosa vendere metti I'm not sure, te ne darà una a caso, oppure tanto dopo dobbiamo comunque cambiare branding eccetera, quindi magari adesso mettiamo fashion and apparel e facciamo done. Per gli step successivi ti chiede alcune cose, come vedi qui ci sono i banner della home page, dobbiamo sceglierne un paio, quindi mettiamo per esempio questi due abbastanza a caso, e poi ci sono, ripeto, altri step. Io adesso lo faccio velocizzato, tu semplicemente dovrai seguire questi step spiegati in modo super semplice per ottenere accesso appunto al tuo store. Ok, ho fatto tutto, ci ho messo 2-3 minuti, hanno velocizzato un sacco questa cosa, quindi abbiamo finito. Qui ti propongo anche quello che è un ulteriore corso completo dopo che hai fatto la registrazione, però insomma guardatelo con calma. Adesso arriviamo sul nostro store, quindi ecco quello che abbiamo generato, quindi lo slideshow che abbiamo scelto noi prima, qui sotto abbiamo dei prodotti precaricati e un'impostazione dell'home page fatta comunque in modo decente. Per averci impiegato 5 minuti di neanche lavoro e abbiamo una base solida, è una partenza top. Prima questa cosa non esisteva, quindi ad oggi che c'è questa opportunità veramente è qualcosa di super valido che ti consiglio di sfruttare. Secondo step, dobbiamo trovare adesso il prodotto da vendere e importare su questo store. Lo facciamo partendo da AutoDS. Se hai seguito anche lo step che ti ho fatto vedere prima, ti fa scegliere un piano gratis di AutoDS. Finché, io lo dico sempre, ci sono i piani gratis, sfruttiamoli, perché le piattaforme poi se iniziano a costare le possiamo disdire e non ci interessa. Finché però c'è un piano gratis da poter utilizzare, usiamolo, perché ci danno veramente delle cose molto molto interessanti da poter appunto testare. Quello che ti consiglio di fare su AutoDS è una nuova funzione che hanno messo dell'Ad Spy. Sull'Ad Spy praticamente la cosa interessante è che possiamo decidere Facebook, TikTok oppure lasciamoli tutti, poi mettiamo tra i 1000 e i 10.000 like, andiamo su Linked Product, lasciamo stare, mettiamo la call to action Shop Now, quindi qualcosa che prevede un acquisto, qui c'è anche l'interaction rate che però lo ignoriamo, e qui abbiamo la creation date, quindi negli ultimi 30 giorni deve essere stata creata la sponsorizzata. Come vedi qui puoi anche mettere ulteriori filtri avanzati, il paese, la lingua nello specifico, qua io ci metterei inglese, e anche il media type, mettiamoci video. In questo caso e-commerce platform mettiamo Shopify e andiamo ad applicare. In questo caso, ripeto, troviamo per forza qualcosa di assolutamente valido. In questo momento quello che ti consiglio di fare quindi è scorrere tutti quelli che sono i video che vai a trovare, evitare quello che riguarda dei brand effettivi, tipo questo è Oreo e Star Wars, qualcosa che non possiamo vendere, quindi cerchiamo qualcosa di interessante. Ok, ho trovato un prodotto interessante adesso. Quando lo troviamo, come puoi vedere su Shop Now, ci fa vedere un sacco di altre indicazioni, quindi questo è il prodotto effettivo, questo qui è lo store che lo sta vendendo, quindi un prodotto per i bambini per imparare praticamente sia a scrivere sia a fare insomma sottrazioni, quindi matematica, lingue eccetera eccetera, insomma qualcosa per la categoria giocattoli educativi molto forte. Qui vediamo anche il post originale, quindi possiamo vedere anche quando è stato postato, i commenti e le interazioni, 3000 like, commenti da visionare, però così a occhio mi sembrano già positivi, e poi vediamo, ripeto, un sacco di info aggiuntive. Quello che sappiamo però di per certo è che ha tutte le indicazioni che abbiamo impostato prima ed è un prodotto attivo oggi che sicuramente sta spingendo. Una volta che arriviamo appunto qua dentro, quello
Quello che puoi fare è andare nella pagina specifica, appunto, del prodotto, e poi puoi fare tasto destro, cerca l'immagine su Google, in modo che ci cerca l'esatto prodotto, idealmente anche da un fornitore. Ok, sono arrivato a questo, che è un prodotto simile, che rispecchia esattamente quello che abbiamo detto prima, forse è anche migliore, un prodotto che già conoscevo, e soprattutto prende, diciamo, la forza di quello che a mio parere è effettivamente un brand e lo riporta su qualcosa che possiamo vendere anche noi. Una volta che l'abbiamo trovato, copiamo il link di AliExpress e sempre tramite AutoDS lo andiamo ad importare. Quindi facciamo add product, single product, mettiamo il link di AliExpress, regione Cina, AliExpress, perfetto, pubblica sullo store. Mentre lo fa fare, ti faccio vedere anche un'altra funzione interessante, appunto, di AutoDS, che è quella per le spedizioni rapide. Quindi quello che puoi andare a fare è andare, appunto, sul marketplace, quindi in generale, e qui ti trovi un sacco di prodotti. Poi andiamo a scegliere dove vogliamo spedire la merce, qui facciamo l'esempio su Stati Uniti, giusto per farti vedere, e mettiamo che viene spedita dagli Stati Uniti stessi. E la cosa interessante è che lo prendono sia da delle fabbriche su cui e con cui hanno delle spedizioni super rapide, oppure da degli store che effettivamente lo rivendono magari a costi molto bassi fisicamente negli Stati Uniti. Come puoi vedere, questa è una spedizione di 2 giorni con questo prezzo specifico, però la spedizione qui fa tutto, sapendo che poi puoi costruire il tuo store in modo professionale, questo è un grande step in più. Ok, finalmente l'abbiamo importato, quindi come vedi su AutoDS ci ha importato un prodotto nuovo, che è quello che appunto abbiamo scelto in questo istante. Quello che adesso dobbiamo fare è creare una descrizione prodotto, e qui passiamo allo step numero 3. Quindi quando abbiamo il nostro prodotto, abbiamo il competitor forte da cui abbiamo preso il prodotto, quello che vogliamo fare è usare ChatGPT. Qui dentro ti regalo questo qua, che è il mio script che faccio vedere sempre, che ci aiuta a ottenere una descrizione di altissimo livello, al contrario di quello che di base chiaramente ti incolla AutoDS, ma perché lo prende insomma da AliExpress, ci serve qualcosa di molto più valido. Quindi adesso quello che faccio è copiare tutta la descrizione del mio competitor, perché comunque sono informazioni reali che voglio riportare anche su quello che è il mio store. Lo do come contesto al centro di questo script, che puoi andare ad utilizzare, a scaricarti tu stesso, e poi vado a fare invio. In questo caso chiediamo a ChatGPT la struttura di una descrizione forte, partendo da delle informazioni che il nostro competitor sta utilizzando, idealmente molto molto forte. Noi lo chiediamo in lingua inglese, come vedi sta già lavorando. Una volta che ha finito, andiamo a rincollare tutto quanto sul nostro store. Quindi adesso anche qui velocizzo tutto, però pulisco semplicemente la descrizione che mi ha portato appunto AutoDS, che non ci va bene in alcun modo, e vado a incollare tutto quello che invece è di forte, ci ha generato ChatGPT. Ora che abbiamo la descrizione, questo è lo step numero 3, descrizione contenuti. Quindi un'altra cosa che ti consiglio di fare per rendere unico e di alta qualità il tuo store e la tua descrizione, che già adesso è 100 volte migliore sia da quello che ti può generare l'intelligenza artificiale, se non gli dai dei paletti, sia migliore del 99% dei dropshipper. Ora ci servono dei contenuti di qualità per riempire la parte più importante, che è la descrizione del prodotto. Qui facciamo un salto su TikTok. Andiamo a cercare il nome del nostro prodotto e ci troveremo dei contenuti come questi. Ora, qual è la differenza di andare su TikTok o cercarli su Google? Mentre su Google trovi dei contenuti che già il mercato ha costruito e sta utilizzando, su TikTok troviamo dei video fatti comunque molto bene, soprattutto dell'esatto stile di contenuti che ci serve, quindi contenuti reali come quella bambina che stava cercando di disegnare. Quello che facciamo qui è prendere questi video, rielaborarli come delle GIF, che sono contenuti super forti, per poi importarli sul nostro store. Lo facciamo in questo modo: copiamo il link di appunto TikTok, usiamo un'applicazione, un sito come questo per incollare e scaricarcelo, in modo che ce lo scarica in HD senza la filigrana di TikTok. Una volta che l'ha scaricato, andiamo su Easy GIF e facciamo Video to GIF, andiamo a caricare quello che abbiamo appena caricato. Poi andiamo su Crop Video. Quello che vogliamo fare è rendere il nostro video quadrato. Il senso di questa cosa è che questo è verticale, ci sono dei testi qua sopra che a me non piacciono, e soprattutto perché stanno molto meglio video quadrati nella descrizione. Quindi andiamo ad adattarlo, per esempio, in questa posizione qui, adesso giusto per farti l'esempio. Una volta che ci siamo, l'abbiamo scelto, andiamo sotto, facciamo Crop Video, e adesso partendo dal video facciamo To GIF. Quindi il nostro video da verticale l'abbiamo fatto quadrato, andiamo a creare la GIF, e adesso scegliamo i secondi che vogliamo tenere. Quindi diciamo, per esempio, prendiamo questo dove si vede la bambina, insomma, che disegna. Andiamo qua sul primo secondo, Use Current Position, quindi parte da qui, e poi vediamo dove farlo finire. Quindi io lascerei questo, lasciamo ancora un attimo. Perfetto, fermiamoci magari qui, e quindi faremo una GIF dal secondo 4 al secondo 10. Perfetto, ultimissimo step. Come vedi, la GIF pesa molto, quasi 10 mega, quindi facciamo Optimize tutto in sequenza su Easy GIF. Compression Level io metto di solito 40 e vado ad ottimizzarla. Quando hai finito, fai tasto destro, salva immagine, non fare copia e incolla, sennò dopo ci sono problemi con l'autorizzazione di Easy GIF. Salvi la tua immagine e la importi sullo store. Come vedi, adesso abbiamo un contenuto di altissima qualità che nessun altro dropshipper può avere, e che veramente è qualcosa che immediatamente il cliente, quando vede il nostro store e la descrizione, capisce il beneficio. Si vede tutto all'interno di questa GIF di 3-4 secondi, e questo è ciò che ci serve oggi per convertire in massa i clienti. Lo stesso lavoro lo puoi fare qua
sotto. Io ti consiglio ogni singola parte che inizia a diventare troppo noiosa a livello di quantità di informazioni, valla a sostituire lì in mezzo con dei contenuti come quelli spazi che ti ho creato ora. Alcune GIF, alcune foto. E proprio sul discorso foto, l'ultimo step di questo step 3 che ti sto mostrando è quello di creare e utilizzare delle foto di qualità. Questo infatti lo puoi fare sia alternando GIF e foto nella descrizione, ma sia soprattutto qua sotto. Per farti capire, di tutte le foto che vedi qui, probabilmente ne salvo una barra due sole, che sono praticamente questa foto qui, ma anzi anche questa la vado a scartare, perché come vedi ha questo marchio qui e ha i testi in cinese o giapponese, quello che è. E anche questa foto non va bene perché ha lo stesso problema, quindi di queste foto non ne salvo neanche una. Domanda: perché le altre le vado a cancellare? Perché semplicemente sono, vedi che a parte hanno questi watermark sopra, poi sono molto passivi, hanno questo testo, hanno questo sfondo bianco, sono foto che non vanno bene in alcun modo. Per trovare foto di qualità invece vado su Google, cerco semplicemente il nome del prodotto e poi cerco di creare una catena dei contenuti migliori. Tra questi, per esempio, questa foto qui mi sembra molto buona e quando la seleziono sotto ottengo delle foto idealmente dello stesso stile, quindi sempre con un'azione reale che fa un cliente che usa il mio prodotto. Questo è lo stile di foto che ci servono. Quindi invece di usare delle foto, ripeto, come queste, molto neutre a sfondo bianco, cerco sempre dei contenuti più reali. Questo già potrebbe andar bene, però non è una condizione vera perché ha un sacco di materiale in più, quindi cerco delle foto sempre migliori. Puoi fare un mix delle varie cose, mi può andar bene, però questo è quello che oggi funziona. Quindi mentre ti parlo ti faccio vedere qui l'esempio dello store che abbiamo fatto fino ad adesso. Ci sono andato a lavorare ulteriormente, ho fatto alcune modifiche, però questo è il risultato, se non altro, della pagina prodotto, che ha tutto quello che ci serve per andare appunto a sistemarla. Poi quello che sono andato a fare è chiaramente cambiare un attimo quello che è il branding, la colorazione, il logo del nostro store, per renderlo con qualcosa che sia in linea alla nicchia baby. Sono andato a scegliere un nuovo nome, ho fatto un logo al volo appunto su Canva e ho semplicemente sostituito già la base solida che mi ha generato Build Your Store con qualcosa stavolta inerente al prodotto singolo che vendo. Adesso che hai delegato quindi un buon 80% del lavoro e abbiamo uno store pronto al lancio, hai due strade, dipendentemente da quello che è il tuo budget, per lanciare. Prima di questo, la terza strada è lavorare al mio fianco. Te ne parlo solo al volo perché questo che ti faccio vedere qui di fianco sono alcuni dei risultati che stiamo ottenendo con i ragazzi che affianco nel percorso uno ad uno. Questo è un percorso appunto privato di affiancamento che, ti dico subito, richiede un budget, richiede tanto lavoro, tanto focus, ma lavorerai al mio fianco, a quello di un coach del mio team, dove partiremo da zero e lavoreremo per creare e lanciare il tuo store. Ti lascio qua in descrizione, se ti interessa, un link, un modulo per candidarti, poi ti andiamo a contattare e ti diamo tutte le info, però ripeto, è un'opzione che ti do. In questo video ti spiego comunque, qualunque è il tuo budget, come andare a gestirlo. Partiamo dalla prima strada, la strada dove hai poco budget, diciamo tra i 0 e i 500 euro per lanciare il tuo store. Quello che facciamo qui è trovare dei video virali e replicarli all'infinito, ma attenzione, tutti ti parlano di TikTok organico e io sono il primo a farlo e va benissimo. Voglio però mostrarti in questo video una miniera d'oro ignorata, che è quella di Instagram Reels. Questo è qualcosa che sto provando anch'io in questo periodo e devo dire che, al contrario di TikTok, di cui se ne parla sempre, secondo me c'è un sacco di potenziale che ti consiglio appunto di sfruttare in questo video. Per farti capire, ci sono dei profili come questo che macinano un sacco di like e di visualizzazioni repostando praticamente lo stesso identico video sempre e all'infinito, ma modificando quelli che sono i testi, le canzoni e i ganci all'interno del video stesso. Quindi quello che devi fare è andare su Amazon, cercare il prodotto che hai trovato, che hai deciso di vendere, e poi andare su TikTok e su Instagram per cercare i video che sono andati più virali e replicarli all'infinito. Questo qui per esempio è un prodotto di cui ti faccio vedere anche qui di fianco alcuni video, che è perfetto per la strategia che ti spiego. Quindi prendi questo video, registri dei contenuti e non ti serve nulla di folle, ti metti lì col tuo telefono, ti scegli un background abbastanza base e puoi ottenere delle clip da rielaborare all'infinito. Una volta che poi hai queste clip, quello che devi fare è cambiare, punto primo, il testo. Questo lo puoi fare prendendo i video, li importi su CapCut e poi vai a ricoprirli ogni volta con un testo differente. Quello che succede qui è che i clienti, le persone che vedono il video, lo fanno con in mente un gancio diverso. Magari è solo una parolina differente, ma fidati, per l'algoritmo fa tutta la differenza. Poi quello che puoi fare è cambiare la musica. Puoi andare anche su Instagram o TikTok o su Google, capire quelli che sono gli audio in trend in quel momento e continuare a cambiarli agli stessi video. E puoi cambiare anche le caption, quindi le descrizioni brevi che imposti per quello che è il tuo contenuto. Gli hashtag non sono importanti, l'importante è che usi un qualcosa di differente. Quello che voglio farti capire è che dopo aver studiato e sfruttato al massimo l'algoritmo delle piattaforme, ho capito che il contenuto fa tutto. Ma quando dai al cliente un qualcosa di minimamente diverso, lo processa mentalmente come un contenuto differente. Quindi questo è il motivo per cui due video identici, uno va virale e uno no, per il semplice fatto che uno aveva una musica in un certo tipo che funzionava meglio magari per quel contenuto rispetto a quell'altro. Quindi in questo caso sforzo minimo, risultato
massimo. Nel momento in cui trovi un prodotto che ti fa delle visualizzazioni, quello stile di video lo prendi, lo replichi all'infinito e ti genererà un sacco di risultati. La strategia numero 2 invece è quella dove hai un budget tra i 500 e 1000 euro o oltre, quindi puoi andare effettivamente a lanciare con le sponsorizzate. Partiamo da alcuni step. Di solito quello che dico è non inventarti niente, cioè se hai trovato un prodotto che vende come quello che abbiamo noi tra le mani, se magari addirittura vendi su un mercato diverso da quello del competitor da cui l'ha trovato, cerca però di utilizzare qualcosa che per l'algoritmo già funziona. Quindi quello che puoi fare è andare su Winning Hunter, anche qui c'è una prova gratuita che puoi utilizzare, e vai sul tool Magic AI. Qui praticamente vai a caricare o il testo appunto del tuo prodotto, quindi children copy in questo caso, oppure carichi la foto, una foto appunto del tuo prodotto. Quello che cerca di fare appunto il Magic Search è cercare quell'esatta foto, capire se viene utilizzata in alcune sponsorizzate o in alcune parti di video, oppure se ci sono delle foto simili. Questo ti permette di arrivare a trovare dei video che stanno idealmente già facendo risultati. Questo vedi che ti dice product revenue $509 con l'esatto video che stanno utilizzando. Quello che puoi fare qui in seguito è soffermarti qui dentro, scaricare il video e rielaborarlo con CapCut. Quindi su CapCut, una volta che abbiamo questo esatto video che ti ho mostrato, quello che dovrei fare sarà cambiare la musica, prenderla dal database gratuito appunto di CapCut e poi sostituire i testi, aggiungere al di sopra i testi magari identici a quello che quel competitor dice però in italiano. Una volta che vai a renderizzare, quindi salvare questo contenuto, avrai un contenuto totalmente nuovo per il mercato dove vuoi rivolgerti, ma che è preconvalidato per funzionare. Per spiegarti tutto il setup, per lanciare con questa strategia ti servono almeno due video fatti in questo modo e poi una foto pulita o un collage del tuo prodotto, e hai tutto il necessario per andare a lanciare. Vuoi vedere una strategia aggiornata di Facebook Ads per il 2024? Fammelo sapere con un commento appunto al di sotto di questo video, però veramente ora hai tutto per partire, per passare da principiante assoluto a una fase intermedia, soprattutto battendo la maggior parte assoluta dei dropshipper che oggi ci sono là fuori, con le informazioni che andavano 5 anni fa ma che oggi non funzionano. Questo è quello che oggi funziona. Quindi arrivato in questo momento, qualunque delle due strade hai scelto, devi solo lanciare. Ti faccio vedere tutto il recap del tantissimo materiale che abbiamo preparato all'interno di questo video, e sono tutti gli asset che ti permettono di passare da zero a fare i tuoi primi risultati costanti appunto con questo business. Infatti hai un prodotto top, un sito efficace e una strategia generale che ti permette di essere già ad un gradino più alto del 99,9% di tutti i dropshipper che ci sono là fuori. Ora, ripeto, devi solo fare azione. Io per aiutarti ti ho preparato anche un video completo dove parto da zero insieme a te e ti faccio vedere tutto senza trattenere nessuna informazione, strategia, ma rivelandoti ogni cosa, prodotto, store e ads. Te lo faccio vedere all'interno di questo video, quindi guardalo e ci vediamo lì dentro.